L'armeno che corre come un treno regala all'Inter 3 punti fondamentali contro l'Udinese e consente ai nerazzurri di avvicinarsi al meglio alla sfida delicatissima di mercoledì in Champions League contro il Porto. Good morning Inter fans, buongiorno tifosi nerazzurri. Il video editoriale di oggi è inevitabilmente dedicato a Erik Mkhitaryan, centrocampista che con l'Inter ha firmato, che ormai ha raggiunto la soglia dei 34 anni e si è rivelato anche lui nell'Inter dei vecchietti, dei colpi a basso costo come acerbi. Spicca anche Erik Mkhitaryan, chi l'avrebbe mai detto, un colpo più che mai azzeccato nell'ottica di un centrocampo, degli equilibri di un centrocampo nerazzurro totalmente ridisegnati. Lui che ha trovato contro l'Udinese il primo gol a San Siro in campionato, aveva già segnato in Serie A con la maglia dell'Inter, ma a ottobre in casa della Fiorentina aveva segnato anche a San Siro, ma in Champions contro il Viktoria Plzen aveva segnato anche Lukaku quella sera. Gol importantissimo, bellissimo, difficilissimo, che è servito a stappare la partita dell'Inter, a scacciare le ombre del ritorno di una possibile Udinese che aveva trovato il pareggio, ma soprattutto ha consentito di ritrovare serenità in vista della partita forse più importante dell'annata finora, in cui Mkhitaryan si spera che ci possa essere, perché nell'ennesimo recupero difensivo ha preso un pestone alla caviglia, ha rassicurato nel post partita. Ci auguriamo che ovviamente possa essere della sfida di Champions fondamentale, lui legato tra l'altro da un'amicizia all'Italia con Albano soprattutto, che ha suonato e ha cantato al suo matrimonio. Quindi insomma c'è questa grande storia dietro Erik Mkhitaryan, personaggio che ha cambiato anche il suo modo di giocare nerazzurro rispetto agli albori di carriera, in cui lo avevamo conosciuto più come rifinitore, realizzatore, uomo da ultimi 16 metri. Invece per l'Inter si è fatto in 4, ha visto insomma decrescere un po' i suoi numeri offensivi, ma è un equilibratore fondamentale davanti ad un Barella che si concede qualche licenza in più in fase offensiva e a un Çalhanoğlu sempre più regista, e quindi 100 di questi Mkhitaryan protagonista e che si spera possa recuperare per la sfida con il Porto. Oggi la copertina è sua, noi ci sentiamo domani, ciao! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.